cosa? Associazione? Sì, legge Anselmi. Ma che cosa ti accusano? Ma di fare parte di una società segreta, se quella mi pare che questo vuole dire la legge Anselmi. Ma io sono fiducioso della giustizia. Massoneria? Massoneria, sì, questa è una setta segreta. Conosco alcune persone degli indagati, insomma, che sono di cure arrestate, quindi li ho conosciuti. Uno è il mio avvocato dal 2000, prima del 2000, che era il mio avvocato personale, quindi non avevo contatti sempre con lui. È la prima volta che parlo, perché nemmeno lo sto aspettando con fiducia, anche perché ho detto al vescovo. Ci abbiamo parlato, dico, io attendo con fiducia quello che fa la giustizia e poi vedremo il da farsi. Non è rapportata nella mia azienda. Paolo Romeo, quella associazione sì. Ma tu lo conoscevi? Sì, io l'ho conosciuto, come Marra era il mio avvocato. Tre processi che... Marra quello che hanno arrestato? Arrestato e poi l'hanno rilasciato e poi l'hanno di nuovo riarrestato. Era il mio avvocato. Ma sono venuto anche dall'estero a intervistarmi, a parlare di tutta la mia situazione. Da 36 anni che sono. Sì. Capite, è una realtà difficile, perché non sei mai voluto andare via? Ho chiesto di andare via. Perché qualcuno dice... Però il vescovo ha detto sempre deve rimanere. L'hanno detto. Cioè non deve lasciare San Luca. E forse loro hanno il discernimento che noi non abbiamo, quindi se mi hanno lasciato c'è un motivo. Vabbè. E poi sto cercando Pelle Giuseppe, figlio di Tony Gambazza. Sì. Che tipo era? Ma è una persona che ora è da molto che non lo vedo perché da tanti anni è stato che è sempre, anni in galera. Sempre in galera, quindi veniva a pregare la famiglia credente. Ma come tutti gli uomini a San Luca, è inutile che diciamo e gli uomini non è che sono molto, te l'ha detto l'altra volta, sono assenteisti. L'altra cosa è il voto, poi ti lascio. Sì. Non si vota. La comunità, dopo l'esperienza che sta facendo con il commissario prefettizio adesso, dottore Gullì, ha capito che c'è più bisogno di lui che di un sindaco del paese. Ma questo sta facendo un cambiamento, un rapporto anche di amicizia, ma di fatti concreti. E la gente, anzi l'altro giorno mi dicevano che stavano raccogliendo le firme per mandarle non so dove, o alla prefettura dove, per farlo rimanere. Allora, Don Strange, la prima intervista che ha dato dopo l'avviso di garanzia è consolato. Cosa ha fatto? Rapidamente, velocissimo. Sì, Don Pino Strange è accusato di far parte di una loggia massonico-mafiosa segreta con altri importanti personaggi della città di Reggio Calabria. Ovviamente come elementi ci sono non solo le sue frequentazioni, ma anche il fatto che questi importanti personaggi abbiano fatto dei lunghi viaggi proprio per raggiungerlo fino al luogo dove lui presta la propria opera. Quindi secondo gli inquirenti lui farebbe parte di questa loggia massonico-mafiosa. Comunque, ha detto lui, hai sentito, non ha parlato con nessuno, solo con noi, questo ci fa piacere, questo non toglie che comunque sulle accuse si debba fare chiarezza nell'interesse stesso della Chiesa. Protagonista principale ed indiscusso della scena politica locale e nazionale prima, Puparo saggio, prudente ma imperterrito dopo. È un regno che è durato ben 46 anni, quello dell'imperatore Nero Paolo Romeo, ritenuto oggi a capo della componente riservata dell'Andrangheta assieme all'avvocato Giorgio De Stefano. Laureato in giurisprudenza e abilitato alla professione forense, Romeo sin da giovanissimo mostra una precisa ideologia politica aderendo al FUAN per essere poi eletto consigliere comunale con il Movimento Sociale Italiano. Ha appena 23 anni quando in riva allo stretto scoppiano i moti del boia chi molla. Lo scippo del capoluogo di regione con destinazione Catanzaro provoca una rivolta in cui la destra eversiva si insinua da subito, impastandosi con il gruppo mafioso dei De Stefano. Reggio diviene un laboratorio ibrido ed è proprio Romeo a farsi promotore dell'incontro fra il principe nero Junio Valerio Borghese e il clan emergente di Archi. Il sogno proibito è il golpe di Stato. L'avvocato diventa interlocutore privilegiato fra eversione nera, 'ndrangheta, massoneria e servizi segreti. La dimostrazione arriva nel 1979, quando Franco Freda, imputato della strage di Piazza Fontana, fugge dal carcere di Catanzaro. Paolo Romeo ha un compito strategico, gestirne la latitanza assieme all'avvocato Giorgio De Stefano, storico consigliore del clan di Archi.
Sono diversi i nascondigli individuati, fra questi c'è la casa di Filippo Barreca, una scelta che si rivela nefasta visto il successivo pentimento del mafioso, che narra con minuzia di particolari il ruolo rivestito da Romeo e fa arrestare Freda in Costa Rica. È il primo vero inciampo giudiziario dell'imperatore Nero, che nel 1980 viene arrestato con l'accusa di aver favorito il terrorista. Nel 1981 riprende l'attività politica nelle fila del PSD, tornando sugli scranni del Palazzo Comunale di Reggio Calabria. 4 anni dopo però scoppia la seconda guerra di 'Ndrangheta. Più volte la vicinanza di Romeo al cartello De Stefaniano fa sì che lo schieramento contrapposto ne progetti l'assassinio. Un'idea accarezzata anche durante il vertice che decretò l'uccisione di Vico Ligato, anello di congiunzione fra De Stefano e il potere politico nazionale. Paolo Romeo però è persona che sa farsi rispettare anche dal capo carismatico avversario Pasquale Condello, ed è proprio la mediazione dell'avvocato Nero ad essere determinante per la sigla della Pax Mafiosa nel 1991. La ricompensa arriva un anno dopo con l'elezione in Parlamento, anche se nel 1995 la giustizia presenta il conto. Romeo finisce in cella, seppur per poco tempo, a causa delle dichiarazioni di Barreca. Nel 2000 si instaura il processo che lo vede imputato di associazione mafiosa, con una condanna a 5 anni in primo grado. L'accusa viene poi derubricata in concorso esterno e la sua pena definitiva fissata in 3 anni di reclusione. La pronuncia della Cassazione segna la fine della carriera politica di Romeo, ma non la sua egemonia. L'imperatore Nero ha una personalità forte, decisa, carismatica e risoluta. Comprende di essere ormai segnato ed allora muta il suo protagonismo diretto in impegno occulto. Romeo tesse relazioni, riprende antiche amicizie, mette su una fitta rete di associazioni e circoli e attraverso questi continua a influenzare le dinamiche del tessuto sociale reggino. A tal fine, raccontano le indagini, individua soggetti come il senatore Antonio Caridi, costruendogli attorno una carriera politica piegata agli interessi della cupola. L'avvocato resta un baricentro di potere in grado di gestire affari enormi come la riapertura della Perla dello Stretto a Villa San Giovanni, ma anche lavorare a progetti politici di respiro più ampio come la città metropolitana. Romeo incontra soggetti istituzionali, rappresenta gli interessi di intere categorie di commercianti, dispensa consigli, influenza la nomina di assessori e caldeggia opere pubbliche grazie alla sua impressionante ragnatela di cointeressenze. Per i magistrati non è un impegno disinteressato, ma solo il fine precipuo della loggia massonica segreta della quale Romeo è il capo indiscusso. Quella che conta su personaggi di primo piano dell''Ndrangheta, ma anche delle istituzioni. Quella che ha determinato per 40 anni le sorti di Reggio Calabria sotto l'egemonia dell'imperatore Nero e che ora i magistrati della DDA hanno scoperchiato definitivamente. La memoria è un vizio o una virtù? C'è da chiederselo in un angolo di terra come Reggio Calabria, dove sembra che ricordare costi più fatica che guardare al futuro. A noi piace pensare che la memoria sia la virtù degli onesti, di coloro i quali con pazienza sanno guardare indietro per cercare le risposte giuste alle domande più attuali. E siccome ricordare è un mestiere che abbiamo imparato negli anni, ecco perché oggi, dopo l'inchiesta Mamma Santissima, intendiamo riportare in vita parole dette più di 3 anni fa da colui che deve essere ritenuto l'artefice principale di questa operazione di polizia giudiziaria destinata a cambiare per sempre la prospettiva della lotta al crimine organizzato. Parliamo del pubblico ministero Giuseppe Lombardo. Si deve a lui, in via quasi esclusiva, il merito di aver scoperchiato il pentolone degli invisibili. Nel maggio 2013, durante un convegno tenuto assieme al collega Nino Di Matteo, disse parole assai chiare. Mi chiedete se sono maturi i tempi per togliere il cappuccio al boia che tiene in ostaggio Reggio Calabria e non soltanto? Vi dico che i tempi sono più che maturi. Abbiamo fretta, dobbiamo dare delle risposte e le daremo. Seduto in prima fila a quel convegno c'era Federico Caffiero De Rao, da poche settimane procuratore capo di Reggio Calabria. Annuì con un sorriso e con una certa serenità di chi sa che la direzione non può che essere quella giusta. Fu un impegno più che una promessa. Non vogliamo raccontarvi solo ciò che fino ad oggi si è visto, ma anche quel che in tanti non sono riusciti o hanno fatto finta di non vedere. Pensare di poter concludere un'operazione come Mamma Santissima significa entrare in un labirinto dal quale non si ha la certezza di poter uscire. Ebbene, Giuseppe Lombardo ha mantenuto dritta la barra anche quando gli ostacoli sono arrivati da dove meno se lo aspettava. Tantissime volte ha sentito dire che quegli elementi che stava mettendo insieme erano solo coincidenze. Ma come, avrà pensato,
Io raccolgo atti giudiziari del passato, li unisco come un puzzle perfetto con il presente e sono soltanto coincidenze. Probabilmente per qualcuno era più giusto pensarla così. Del resto, se tanti sono disposti a scendere sino all'inferno del crimine e sconquassarlo gettando schiuma sul fuoco dei santini bruciati, ben più difficile deve essere salire sino alla cima più alta del paradiso degli invisibili. Quel luogo riservato a pochissimi che solo a pensarlo si inizia ad avvertire il capogiro dell'altitudine. Quell'angolo dove tutto è ovattato e il frastuono del mondo viene lasciato fuori perché se ne continua ad ignorare l'esistenza. Ma il sostituto procuratore Regino ha risposto in modo sibillino citando Bertolt Brecht. Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi conoscendola la chiama bugia è un delinquente. Per la verità, sin da quando fu arrestato Pasquale Condello, il Supremo, si ebbe sentore che il sistema criminale avrebbe tentato in tutti i modi di farla pagare ai protagonisti di quegli anni. Catturare un boss di quel calibro forse per la prima volta mandò in crisi l'andrangheta di Reggio Calabria. Pasquale Condello era uno dei pochissimi ad avere un'interlocuzione diretta con i riservati. Lui era il Supremo, lui assieme a Giuseppe De Stefano, Giovanni Tegano e la famiglia Libri. Toglierlo di mezzo significava creare un vulnus negli equilibri che governavano la città. Sta di fatto che la maledizione del Supremo si è abbattuta su molti di coloro che hanno collaborato alla sua cattura a tal punto da non saper più distinguere dove finiva lo Stato e iniziava l'antistato. E sono anni in cui Giuseppe Lombardo sente forte il peso della solitudine e della delegittimazione, si prova a trascinarlo dentro storie strane, senza successo, perché la verità, che piaccia o no, è ostinata e alla lunga riesce sempre a trovare compimento. Intanto l'istruttoria del processo Meta va avanti regalando le prime avvisaglie di ciò che sarebbe stato. I mesi passati ad ascoltare il colonnello Valerio Giardina nelle sue deposizioni consegnano lo specchio di una città che fatica a riconoscere quella cappa che l'opprime. Sono verità talmente scomode che qualcuno prova a far passare per false. Anche questa volta Giuseppe Lombardo incassa, paziente, e costruisce le fondamenta di ciò che sarà la scalata verso il paradiso degli invisibili. Il braccio di tutto ciò è rappresentato dai carabinieri De Ross e da quelli appartenenti al comando provinciale di Reggio Calabria. Diventano una cosa unica col PM che li coordina, fino a quando i riservati hanno per la prima volta un nome e un cognome. Ma se qualcuno pensa che la storia finisca qui, compie un grande errore strategico. La caccia agli appartenenti a questa loggia segreta massonico-mafiosa è appena iniziata. Lo si capisce il 19 luglio scorso, quando il procuratore capo di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Rao, approfittando di una bella iniziativa del movimento Reggio Non Tace, afferma che adesso nel mirino ci sono servizi segreti e pezzi di istituzioni. Che Reggio sia stata la culla dei servizi segreti più o meno deviati nel corso degli ultimi 40 anni è cosa nota. Che la città dello Stretto sia stata il centro di alcuni inconfessabili intrecci di potere massonico-mafiosi è altrettanto evidente. Che a Palazzo San Giorgio nel 2004 quell'ordigno rappresentasse qualcosa di diverso da una mera intimidazione è ormai un dato di fatto confermato dai magistrati. A ciò aggiungiamo il ruolo ambiguo di un uomo come Giovanni Zumbolo, spione, che bazzicava in ambienti di servizi, aveva importanti addentellati nelle stanze del potere e spifferava notizie ai boss. Ne trarremo un quadro composito che sembra sufficiente per comprendere quanto e come ci sia ancora da lavorare per portare a casa risultati di un certo rilievo. E riguardo ai pezzi di istituzioni, a chi si riferiva il capo della DDA? Esponenti delle forze dell'ordine e della magistratura? Occorrerà attendere un po' per capirlo, ma non si dimentichino le parole sibilline proferite da Paolo Romeo nel suo interrogatorio. Quali massoni usufruiscono di certi vantaggi? Qualche avvocato, qualche giudice forse. E allora è tempo che si dia caccia alla fitta rete di connivenze che ha permesso a Paolo Romeo e soci di essere così forti dentro e fuori dalla Calabria. Noi possiamo certamente sperare che Giuseppe Lombardo, Federico Cafiero De Rao e i carabinieri abbiano l'opportunità di disarticolare completamente quella rete, anche se ciò dovesse significare mettere mano dentro le istituzioni stesse. Ma consentiteci di dire che questo non può bastare a guarire la città da un tumore ormai in metastasi. Occorre una terapia ben più forte, la cui genesi sta nella testa e nel cuore di ogni singolo regino. Un'opera difficile, complessa, taumaturgica, e tuttavia indispensabile per non togliere la speranza che quel cancro possa essere sconfitto una volta per tutte.
In che senso? Sì, anche nei parametri di stampa, se mi vuole capire mi capiscono. Non è che giovincello bianco di mestiere. 50 anni c'è. Si è arrivato a questo punto qua, penso che abbia la visione della stampa. Che ci sia anche conflittualità all'interno. Ah sì, ho capito. No, non lo so, quello io. Lei l'ha capito, ma io ho non capito l'ho capito cosa vuol dire. Allora, perché non ho problema di regole, io sono in pensione. È un discorso molto amato. Io ho lavorato con Falcone. Io ho lavorato con Falcone negli anni 80. Lei dice qualcuno che ti butta merda? No, non lo so, io dico. Falcone, ho visto i suoi programmi di una certa completezza, voglio che lei, sì, lei intuisca. Fin dove arrivare? No, intuisca qual è il percorso da fare. Vabbè ragazzi, noi la raccontiamo anche il negativo. No, lei non manca di più, lei è un giornalista. Lei deve raccontare la notizia per propaganda, però certe capitazioni si devono avere anche nell'orecchio, nella mente, però realmente poi deve aprire anche il giacimo su quello che fa e come si muove, capito? Si chiama Reggio Calabria. Lei è stata a San Luca, ha detto, sì, tutto silenzio, porte aperte, platina, dire, galera, dappertutto. Però la realtà è diversa, hai capito? Lei gira le spalle, c'è la realtà, però sono tutti bravi a dire, hai capito? Ho capito. Io lavoro come ex operatore, continuo il suo lavoro. Nelle carceri. le ho detto, l'ha conosciuto con la dottoressa Panicerene? No. Era sperata alla sclerosi pulmonare, ha fatto anche un libro. No, lo so, l'ho letta sui giornali, sì, sì. L'ha letta? La direttrice del carcere? Sì. Ma come è stata? Ha fatto il libro, ha fatto anche tutti i giornali. Io ho lavorato con lei. Lei è stata indagata, cos'è che le hanno fatto? No, allora a Palermo, a Torino, era lavorato con Caselle, poi è uscita con lui. Poi è stata abbandonata, che sarà? Io ci ho lavorato con lei. Quindi, non ho capito, occhio a chi? Allo Stato o alla delinquenza? È una frase molto pesante da dire, no, ma lei non è. Qua c'è il signore. Lui è Calabro. Calabrese? Sì. Torino Calabro. Torino Calabro. Di Reggio sempre? No. Vibo Valente. Vibo. Ah, vabbè, c'è un'altra realtà. Dato, ogni provincia che c'è. Cioè, lui vuol dire che la zona grigia è molto ampia qua. Sì, a volte gli alleati stanno dentro, sì. E quindi ti fanno pure dei tiri. Ma guarda, noi scriviamo tutto. Io non lavoro, sei visto come nascondiamo. Hai lavorato con i 41 bit, che hai visto mai in visione? Di persona? Sei entrato mai nelle carte? No. Il trattamento? Ah sì, 41 bit, trattamento no. Trattamento no. Quello che succede è tutto quello che si vuole far vedere, poi altre parti. Arrivederci. È stato okay. Come poteva fare l'investigatore? Arrivederci. Salve, buon lavoro. Arrivederci. Siamo a Reggio Calabria, siamo a Gallina, quartiere di Gallina, siamo nella villa, il villone bellissimo della zona più residenziale dei ricchi di Reggio Calabria, del senatore Antonio Stefano Carini. Qual è l'interesse giornalistico? Che secondo la procura, e intercettazioni abbastanza voluminose, sarebbe membro di questa sorta di cupola di invisibili che hanno governato la città, hanno determinato le cariche, hanno candidato le persone, hanno condizionato l'agire politico. In combutta, sempre secondo l'accusa, con Paolo Romeo, e siamo qui per chiedergli un'intervista. Diventa difficile parlare perché c'è un cane minaccioso che ci accorge. Arrivederci, è scappato. Guarda, arrivederci. E come mai? Arrivederci.
senatore della Repubblica. Arrivederci. Assomiglia, a me sembrava. Il senatore, no, risponde, ma poi comunque perché sta registrando, perché lo volevamo intervistare. Ma voi anche le prendete di buono? Non c'è mica niente di male, se lui è un senatore della Repubblica, sapete quando torna? Buongiorno, sono Klaus, cercavo Antonio. Klaus chi? Klaus Davi. No, mi dispiace, non c'è. E quando posso trovarlo? Mi guardi fuori Reggio. Ma con chi parlo? Io sono la moglie. Ah, signora, buongiorno, perché lo sto cercando da diversi giorni. Mi dispiace, non c'è fuori Reggio. Ma quando tornerà su Reggio? Non lo so, ma io lo so dire. Ma sei in giornata? No, in giornata sicuramente no. E domani? Perché al cellulare l'ho cercato più volte e non mi risponde mai. Come? Ho capito. Arrivederci. Grazie. Non posso evitare di iniziare questo mio discorso dicendo che sono innocente. Che non ho mai avuto rapporti o stipulato patti con il crimine organizzato, non ho mai partecipato ad organismi segreti né a logge massoniche, non ho mai svenduto il mio ruolo. Mi si accusa di aver fatto parte di una componente apicale e segreta dell''Ndrangheta, pur senza indicare un fatto, uno, che dimostrerebbe quella infamante accusa. Da 2 settimane vivo l'incubo di chi riguarda la sua vita nelle carte sterminate di indagini che durano da anni ed anni, di spezzoni di conversazioni isolate dal contesto, da fatti riletti alla luce del principio post hoc propter hoc. Da 2 settimane vivo l'incubo di non riconoscere la mia vita di professionista, stimato nella lente deformata di chi indica una visita effettuata presso il mio studio come elemento a conforto della mia intraneità con ambienti mafiosi. Nella mia terra, soprattutto quando far politica si sta tra la gente, è sempre in agguato l'allusione, la millanteria interessata dei diversi altrui che diventa prova di illecite cointeresse, di cattive frequentazioni, ma anche quando ti coinvolge senza alcuna tua responsabilità, senza alcuna tua consapevolezza. Io sono e mi dichiaro innocente e sono sicuro che questo mi verrà riconosciuto in sede giudiziaria e affida alla vostra coscienza di parlamentari l'integrità del Senato prima ancora che della mia libertà. Grazie. Alla fine ha prevalso il sì, ma dal voto per l'arresto del senatore Antonio Caridi, coinvolto nell'inchiesta Mamma Santissima condotta dalla DDA Regina, l'Aula del Senato è uscita lacerata. Forza Italia, NCD, UDC e ALA hanno votato compatti per respingere la richiesta, mentre un insolito asse PD, Movimento 5 Stelle, ha votato per il sì senza riserve. E in aula, tra colpevolisti e innocentisti, è scoppiata la bagarre.
Il portavoce in Senato del Movimento 5 Stelle Michele Giarrusso ha parlato nel suo intervento di vicenda senza precedenti. Sono fatti che riguardano un'intera carriera politica, la storia di una regione. Qua c'è la storia di una regione sventurata, come la mia amata Sicilia, che è la Calabria, sventurata perché ci sono uomini così e ci sono gli 'ndranghetisti. E noi voteremmo favorevole all'arresto. Il nostro collega avrà tutti i mezzi e tutte le modalità per andarsi a difendere nel processo e non qua, dentro, dal processo e dai magistrati di questo paese che vogliono tutelare le istituzioni libere e democratiche della Repubblica. Sul versante opposto il centrodestra fa barricata. Il senatore Maurizio Gasparri ha fotografi e giornalisti assiepati davanti all'ingresso di Palazzo Madama. Sibila un "è uscito sciacallo". Il senatore del PD, Luigi Manconi, rende pubblico il suo voto controtendenza. Ho votato no all'arresto di Caridi, ulteriormente incentivato dall'intervento del senatore Giarrusso, ha dichiarato, capace di rendere garantista perfino un boia di professione. Tardivo ma pungente arriva il commento del senatore NCD Fabrizio Cicchito. Per l'ennesima volta è stata posta in essere la cosiddetta sentenza anticipata e si scaglia contro il presidente del Senato. L'anticipazione dei tempi promossa a tutti i costi dal presidente Grasso è stata un'operazione altrettanto orribile.